Io poi ho fatto anche video, non so se posso raccontare, forse parlare ancora, se si sa che ho raccontato questa cosa. Chi? No, io? No, la racconto, perché ho deciso di raccontare solo la verità. Allora, arriviamo sui 7 e dobbiamo incidere il concerto. E c'è il break, l'ho fatto incidere prima, calcolando 15 più 15 fa 30, più 2 minuti, più cose, eccetera. Lui mi ascolto, mi guardo in faccia con Simone, gli dico, ma non sarà troppo lungo. Poi dico, dopo come facciamo a pagare? Non sarà troppo lungo. Dice, ma forse sì. Allora qua c'era un musicista con noi che dirigeva, appunto quella persona che mi non ha amato molto dopo. E insieme troviamo un taglio. Si lavorava ancora con i Nagra, con i registratori, con il nastro magnetico. E lui dice, guarda, si potrebbe tagliare all'inizio da qua a qua. Quanto sono? 20 secondi. Dico, fammi sentire come verrebbe, mi fa sentire. Perfetto. Dico, ci guardiamo nelle palle degli occhi, dico, procedi, vai con Bisky, ti colpisci, taglia letteralmente. Immediatamente sul nastro? Sul nastro, taglia il pezzo. Sperando che poi quando lo vai a riappiccicare funziona veramente. Comunque fa questa incisione proprio letteralmente questo di musica, vedi insieme e funziona. E va bene. E giro il film, non con la musica di Ennio di 3 minuti, ma con una musica di 2 minuti e 40 secondi, perché mi sembrava che se no fosse troppo lungo. Un cretino, comunque fatto sta. Che giro il film su questo, montiamo con Carla Simoncelli, la montatrice, che è bravissima a lavorare la musica, il film con quelle immagini su quella musica, e poi a un certo punto chiamiamo Ennio, che doveva finire di uscire tutto il resto, a vedere il film. E lui vede tutto il film, poi dice fammi vedere il concerto, vediamo il concerto, vediamo tutto il concerto. Io comincio a tremare, comincio a sentire un po' stronto, così vede tutto il concerto. Poi va oltre, poi a un certo punto fa, cara, ferma, con la poliola, stuc. Che c'è maestro di musica? Mi fai sentire, mi fai vedere un attimo il concerto? E ci guardiamo in faccia tutti e due. Certo, torno indietro. Ripeti il pezzo e fa, ma manca un pezzo. Allora cara subito gli altri, dice, ma io non ho fatto niente. Io non ho toccato nulla, ma no, manca un pezzo, ci avete tagliato un pezzo. No, io non ho fatto nulla. E io allora faccio una... Ah, no, certo, ma mentre giravamo ci sembrava un po' lungo, quindi abbiamo tolto un pezzo di introduzione. Tu sei un pazzo, sei un criminale, mi accuseranno i critici di non saper rifare un concerto romantico che è diviso in overture, cose, sviluppo, cose eccetera, qui manca un pezzo che non è stato lo sviluppo. Ma no, figurati, gli frega i critici, no, tu sei niente, rimettetelo. Dico, non c'è. Ma cosa dici, non c'è, lo incinto? Sì, ma non c'è, non ho le immagini. Posso mettere la musica, ma faccio un pezzo nero. Non è possibile. E ti dico, purtroppo è così, insomma, fatto sta qui. Poi è andata, forse se ne è dimenticato, però insomma l'ho fatta grossa, ma non credo che si sia dimenticato perché io ha la memoria veramente dell'elefante, non credo che si sia dimenticato. E insomma non lo farei mai più, ma non con Ennio, non lo farei mai più con nessun altro, perché ho capito che certe cose non si possono fare. Questa non si